Amici di Teleiride, un saluto da Giacomo Guerrini, bentrovati alla quarta puntata della Tara. Allora, finalmente arrivano le donne in questa trasmissione che fino a oggi era stata soltanto teatro di schermaglie tra uomini, e sono donne che hanno un certo peso nella vita politica e pubblica della nostra regione. Alla mia sinistra Monia Monni, consigliere regionale, vice capogruppo del Partito Democratico appunto in Consiglio regionale, e alla mia destra Caterina Biti, presidente del Consiglio Comunale di Firenze. Buonasera, buongiorno a seconda di quando ci guardano. Possiamo dire buon pomeriggio? Buon pomeriggio, può andare bene, subito il pragmatismo di Caterina Biti. Io intanto chiedo a voi, e non è sessismo perché l'ho chiesto anche agli uomini, che rapporto avete con i mercati? Io ottimo, devo dire, mi piace molto andare a fare la spesa ai mercati, la spesa in generale. Questo poi è un posto meraviglioso, e quindi prima di essere qui ho fatto un giretto e ho visto un po' di cose, bello, molto bello. Moni, lei? Vabbè, questo posto è meraviglioso, io venendo dalla Piana, più che con i mercati, con i supermercati ovviamente, e mi piace andare a fare la spesa, anche se più spesso devo dire va mio marito, con un modo molto diverso dal mio di fare la spesa. Ci credo. Allora, vicepresidente del Consiglio regionale Marco Stella ci ha fatto la sua ricetta delle polpette al limone. Non so se voi avete un cavallo. Viti preparatissima. Io preparatissima, ho scritto la ricetta, sì, del consigliere Stella. Io non l'ho provata. Perché quella è una ricetta bipartisana. Sì. Io vado molto forte anche sul pollo al limone, ma non polpette, vado molto forte sulla schiacciata all'olio. Le crostate mi vengono anche molto bene, quindi insomma, quello che c'è da fare faccio. La schiacciata all'olio lei la fa facendo la pasta da sola o comprando la pasta già? No, facendo la pasta da sola, assolutamente, quella del supermercato neanche la guardo. Brava, lei Monia ha un cavallo di battaglia. A me piace fare il ragù, che è un nostro piatto tradizionale, mi piace fare i biscotti con mia figlia. Ma non avete dato ricetta, almeno un segreto? Ragù lei lo fa tradizionale, c'ha qualche ingrediente? Tradizionale, con il battuto fatto con la mezzaluna e non con il mixer, che è una cosa obbiosa, viene la poltiglia e con cottura ovviamente lentissima. Benissimo, lei c'ha qualche consiglio per la schiacciata? Impastarla poco. Io non la impasto molto, la impasto poco e la faccio lievitare non tantissimo. Viene ottimo. Oh, allora, dopo i consigli, diciamo, per la merenda o per il pranzo, io vorrei chiedere a voi, che, come dire, recitate un ruolo importante nei consigli regionale e comunale, se questi luoghi sono un luogo dove si perde tempo o se in realtà invece sono importanti, perché spesso, sentendo parlare chi governa anche a livelli molto alti, no, sembra quasi che riferire o comunque avere a che fare con queste istituzioni, che ricordiamolo rappresentano i cittadini perché sono le assemblee elettive, insomma sembra quasi sia una perdita di tempo. Allora, da chi cominciamo? Io comincerei da Caterina Biti perché è al secondo consiglio e in questo momento è anche presidente del Consiglio Comunale di Firenze. Esatto, e quindi che dire, dipende anche un po' dalle sedute. È vero che ci sono delle sedute in cui anche chi presiede, chi ha il ruolo un po' s'annoia, dobbiamo dirlo, quando la strumentalizzazione diventa eccessiva, quando appunto il parlare per parlarsi anche un po' addosso diventa eccessivo, delle sedute possono diventare pesanti. È vero anche che invece ci sono delle sedute, come anche abbiamo avuto ultimamente, tipo quella che assisti. È stata una buona seduta, c'è stato un bel dibattito dove si è strumentalizzato poco, dove si è discusso molto per la città e per il bene della città, e allora in quel momento lì si vede quanto i consigli elettivi, questi organismi così importanti, siano ancora funzionali al bene della città. Monni, il Consiglio regionale si è discusso anche della fascia del Gianni. Si è discusso anche della fascia del Gianni, ma anche di altri. Diciamo. Si discute anche di cose importanti. Ieri abbiamo approvato una legge importante, che è la legge 22 sul riordino delle province, quindi riassegnando molto personale che rende stazionale alle province. La regione prenderà 977 dipendenti delle province, quindi un consiglio importante. Si perde anche molto tempo, questo va detto, forse in un'assemblea elettiva più di un'assemblea di un consiglio comunale, e secondo me però questa perdita di tempo va intestata a qualche forza politica che fa un po' troppa strumentalizzazione, che presenta troppi ordini del giorno e troppe mozioni sulle quali il consiglio non ha nemmeno competenza, che fa mozioni non pertinenti, che sono semplicemente un modo per alimentare una discussione inutile. In questo i 5 Stelle sono maestri, devo dire. Ecco, e qui si cala subito un asso. Io mi sono fatto un'idea, cioè che la politica sia esattamente l'opposto della vita comune. Mi spiego meglio. Generalmente la donna tende a dire il contrario di quello che pensa, quindi tipo la moglie si va qua, no, e allora l'uomo deve interpretare.
mentre l'uomo è più diretto e schietto nella vita di tutti i giorni. In politica mi sembra, anche ascoltando voi, che la donna mostri, come dire, un pragmatismo e una voglia, come dire, di speditezza maggiore rispetto ai colleghi maschi. Non so se voi siete d'accordo con me, Moni. Dipende sempre dagli uomini e dalle donne. Sì, però insomma, non è che si forse può generalizzare. Noi donne abbiamo meno tempo da perdere. Appunto, dicevo, abbiamo tanti ruoli da tenere insieme e quindi siamo più portate ad andare al concreto, al cuore dei problemi, in maniera più rapida. Ecco, Presidente, lei ce la fa in Consiglio Comunale a tenere tutti dentro questi binari della pragmaticità? Poche regole dalle prime sedute e quelle sono rimaste, e in questo modo vedo che ce la facciamo abbastanza. Sono molto d'accordo con Monia, noi donne abbiamo in noi il pragmatismo, perché quello ci hanno fatto così, la nostra natura dice questo, fare tante cose anche al posto vostro e farle nel miglior modo possibile. Non potrei trasformare la trasmissione uomini e donne, anche perché io dovevo essere l'arbitro. Però è entrato lei, quindi, ma io infatti vi ho riconosciuto questa cosa, ecco, vi ho riconosciuto. Credo che sia nella natura comunque della donna di cercare di portare in fondo le cose nel miglior modo possibile e anche nel minor tempo possibile, quando è possibile. Ecco, adesso in Italia, in particolare in Toscana, insomma, le donne hanno assunto ruoli importanti. Io due esempi ai miei lati, ma insomma penso per esempio a Stefania Saccardi, che è assessore regionale alla sanità, penso a Funaro, che è assessore in comune a deleghe importanti, certo. Altre deleghe importanti assegnate sia da Nardella che da Rossi, penso al governo di Renzi. Vi chiedo se, come dire, la questione di genere è superata in politica o se ancora, come dire, si deve far fatica per dimostrare agli uomini che si vale, come dire, che bisogna essere considerati allo stesso modo. No, si deve Moni rideva, quindi mi sembra aver capito. Si deve far fatica. Il nostro a farci prendere sul serio. Devo dire che Matteo Renzi ha dato un'impronta molto forte in questa maniera, ma il nostro è un paese in fatto di parità di genere ancora molto arretrato. Non soltanto il nostro paese, il problema è di livello internazionale e di livello mondiale. Le donne lavorano meno degli uomini, quando lavorano sono meno retribuite, in media il 15% meno. A parità peraltro di formazione e di tipologia di lavoro. C'è stato recentemente, lo cito spesso, un grido in questo senso fatto da una donna molto importante, che non è certamente la prima delle femministe dello scenario attuale, che è Christine Lagarde, presidente del Fondo Internazionale Monetario, che ha dichiarato che esiste un complotto mondiale a livello delle donne. C'è un sistema di leggi, soprattutto in paesi poco evoluti, che limita l'accesso al credito e la partecipazione delle donne alle varie forme lavorative e istituzionali, e peraltro l'Italia non è proprio ai vertici di questa classifica, diciamo, di civiltà, quindi molto molto c'è ecco, da fare. Frena un po' tutto questo il fatto che si stia a discutere se mi devo riferire a Caterina Viti come presidente, presidentessa, la presidente, la signora presidente, cioè tutte queste, come dire, ora mi verrebbe una parolaccia, tutti questi machiavellismi non rischiano, come dire, di spostare il dibattito dalla sostanza su una forma e poi alla fine cambia poco? Secondo me sì, questo lei come succede. Si fa chiamare? No, per fortuna presidente non può essere declinato e quindi c'è il presidente e la presidente, mentre esiste il sindaco, la sindaca, l'assessore e l'assessora. Che sono brutti, diciamo, l'assessora e il sindaco non si possono ascoltare. Forse perché non siamo abituati. No, non forse lo so. Perché in italiano il neutro coincide col maschile e questa cosa non va bene, però insomma. Sindaco però è brutto. Sono d'accordo con lei che fermarsi al fatto di chiamare consigliere, consigliera, assessore, assessore poi può allontanare invece da problemi e questioni più importanti quelle che adesso diceva Moria, che sicuramente rimangono sul tavolo, anche se insomma molto si sta facendo, forse bisogna trovare anche i canali e i modi giusti per far sì che la parità poi di genere sia effettivamente reale. Forse ancora non ci siamo arrivati perché ci si ferma un po' a quello che stava dicendo. Però ricordiamo che insomma la giunta di Nardella è metà e metà, certo. Il governo di Renzi è metà e metà, Rossi comunque ha molte donne in giunta e anche in consiglio regionale ci sono dei ruoli abbiamo importanti. Abbiamo peraltro una legge sulla partecipazione molto avanzata in Toscana che per esempio indica una quota piuttosto elevata nei consigli d'amministrazione delle partecipate, ora vedremo se sono rispettati tra l'altro. Vabbè, insomma, eventualmente poi ci sarà modo, mi immagino, di farle rispettare. Ovviamente. No? Quindi, allora, la scorsa puntata avevamo qua due uomini, Mario Curia e
il presidente della Camera di Commercio Leonardo Bassilichi, convenivano con me che in questo momento la Toscana e Firenze vivono un momento felice, di atmosfera frizzante, di eventi che accadono, insomma come se questa città e questo territorio fossero usciti da un torpore insomma, durato qualche decennio. Non so se anche dal vostro osservatorio percepite questo fattore. Vabbè, è un momento scoppiettante per Firenze, è un novembre peraltro denso di eventi di livello internazionale, quindi i riflettori sono accesi su questa città come questa città merita. Dal punto di vista della regione lo si percepisce anche come distanza invece rispetto alle altre parti della Toscana, che vivono invece un momento estremamente drammatico. Penso alla costa, con le numerose crisi aziendali che purtroppo sono sempre più numerose e che durano fatica a trovare risposta. Di questi giorni, forse proprio di oggi, la notizia che Rossi scrive a Poletti chiedendo di prolungare il tempo degli ammortizzatori sociali per Livorno e Piombino. Quindi sì, Firenze ha un periodo scintillante, ne siamo tutti contenti perché è il cuore e il motore di questa regione. Però, ovviamente, insomma, da un osservatorio più ampio questo mette in risalto invece le zone che sono in una situazione molto più difficile. Quindi voi fiorentini siete privilegiati, insomma. Noi fiorentini siamo privilegiati. È vero però quello che diceva anche Monia, se si guarda un po' più ampiamente la nostra regione, viene fuori situazioni un po' diverse. Sicuramente Firenze in questi anni, negli ultimi vogliamo dire 7 anni, ha avuto uno slancio. Faccio nome in Palazzo Vecchio, quindi è evidente. No, ma è oggettivo quello che sto dicendo. Insomma, se lo chiedessimo a Stella sarebbe di no. Me ne sono accorta, posso dire una cosa di basso livello? Me ne sono accorta, io faccio la veterinaria in realtà. E i cani non si ammalano più. No, le pubblicità dei prodotti veterinari a un certo punto hanno iniziato ad avere come sfondo Firenze. E questa è stata una cosa che a me ha fatto pensare. C'è stata molto. Anche una polemica, se non sbaglio, una volta con Piazza della Signoria sullo sfondo di un prodotto che non aveva pagato, credo. Esatto, beh, insomma, ora. Però c'è sicuramente un'attenzione alla nostra città, che la nostra città merita, perché è Firenze, quindi una città che quando si nomina negli occhi di tanti fa vedere delle meraviglie incredibili. E bisogna mantenerla adesso questa aria scoppiettante, come ha detto Monia. Non è facile, però ci stiamo impegnando perché tanti eventi davvero abbiano come sede la nostra città, perché è una sede importante, all'altezza di tanti eventi. Ecco, Monia Monni è stata eletta in consiglio regionale in rappresentanza di un territorio importante e complesso come quella della Piana Fiorentina, tanti comuni. Come si può trovare una sintesi e mettere d'accordo tutti questi comuni? Mi immagino, e mi sembra aver capito, ognuno ha la sua specificità, le proprie richieste, magari non vanno proprio d'accordo su tutto. La sintesi c'è un luogo che si chiama Città Metropolitana, che è un luogo importante, che non è un nuovo livello istituzionale che sostituisce la provincia, ma è un organismo ben diverso che ora sta cercando con il piano strategico di darsi un'identità, ed è il luogo dove si trova la sintesi a posizioni anche molto diverse. Da questo punto di vista c'è da fare diversi passi avanti e vedo che siamo però nella direzione giusta. Dal punto di vista della pianificazione, che deve essere condivisa in un'area più vasta, perché i limiti di una pianificazione puntuale sono purtroppo evidenti soprattutto nel territorio da cui vengo, e in questa direzione mi sembra che ci si stia muovendo. Tutto quello che si muove intorno, la macro regione, la città metropolitana, le città metropolitane, le province, mettono in discussione il sistema dei piccoli comuni, sul quale dovremmo iniziare a ragionare seriamente. Su questo, no? Ne parlavo l'altro giorno con Curia e Bassili, che sostanzialmente mi hanno detto: siamo imprenditori, non ci stiamo a perdere tempo su queste cose, però mi sembra che 20 anni fa eravamo tutti federalisti e quindi c'era da demandare tutte le funzioni, magari anche ai quartieri, no? Adesso abbiamo assistito allo svuotamento di gran parte dei poteri delle province da parte delle regioni e quindi insomma una sorta di nuovo centralismo regionale. Adesso si legge, addirittura di un'unica regione, Toscana, Umbria e Marche. È cambiata la moda, adesso si torna tutto un po'. È cambiato lo scenario. Perché qui abbiamo regione e comune, quindi sembra capire un po' la visione. Che fine si fa? Esatto. È cambiato lo scenario soprattutto politico ed economico, direi. Abbiamo bisogno di essere più efficienti, più razionali, di poter partecipare con maggiori possibilità di attrarre investimenti a uno scenario che è uno scenario globale, di avere più peso in Europa. Quindi cambiano le dimensioni, sono importanti, quindi. No, me lo dice a me.
se non abbiamo la dimensione sufficiente per stare in uno scenario che è globale, per stare su un mercato che ha come dire, tanti attrattori, non soltanto noi, siamo perdenti. Questo non vuol dire essere meno federalisti, vuol dire cambiare i confini del federalismo. La regione con la legge approvata ieri cambia pelle, per esempio, diventa da organo soltanto legiferante a organo di gestione. Dobbiamo ridisegnare i confini di una mappa che ha uno scacchiere molto più ampio. Ecco, in tutto questo il Consiglio Comunale di Firenze sarà chiamato a dialogare magari con i consigli comunali degli altri comuni della città metropolitana, visto che di questo stiamo parlando? Ma è probabile, e comunque è una discussione che va portata all'attenzione di chi appunto poi legiferà in questo senso adesso. Non si può perdere il momento per affrontare il tema. Io non so se poi Firenze si fonderà con i comuni limitrofi, questo sarà da vedere. Vero è che abbiamo già degli esempi nei nostri territori di comuni più piccoli, ovviamente, che però si sono uniti, e si sono uniti nell'ottica di migliorare i servizi per i cittadini, di essere più attrattivi riverso delle risorse anche europee, ma non solo, e quindi tutto è volto nell'atto di migliorare quelli che possono essere poi i servizi che i cittadini vanno a chiedere. È un discorso che va fatto adesso, però questo è il momento, non si può perdere questo tempo. Soprattutto i comuni, ora Firenze è più complesso, esatto, questo è chiaro, sì. Però in un scenario in cui si parla di macro regioni, i comuni che hanno meno di 5.000 abitanti, come possono pensare di riuscire ad attrarre le risorse necessarie a garantire il livello essenziale dei servizi? Esatto. È un tema, è questo, è importante, e ora credo che ci sia davvero il terreno fertile per poterne discutere in modo sereno. Fa un po' sorridere il fatto che quando si ipotizzano queste fusioni tra comuni, la discussione non sia tipo su: nel mio comune c'è un servizio scolastico talmente all'altezza e non voglio metterlo in discussione, ma qual è il santo patrono? Cioè, allora, se ci si fonda, qual è il patrono? Cioè, questo mi sembra di un po' la dimensione del campanilismo della nostra terra, no? Come sì. Ha detto il Corriere la settimana scorsa, se non erro si faranno tutte e due o tutte, esatto, e tre, esatto, si faranno tre problema veramente. Beh, questo potrebbe portare alla fusione di 10 comuni, perché sarebbe 10 giorni di festa dove tutti sarebbero d'accordo. Siete donne, giovani, perché fate politica? Per passione, sicuramente per passione, sì. Ecco, visto che è una passione, vi chiedo, alla prova dei fatti, no? Perché, come dire, quando uno ha una passione magari all'inizio tende a realizzarla, c'è qualcosa contro cui vi siete scontrate e che non vi è piaciuto? Sì, la lentezza dei processi decisionali, e che spesso non va d'accordo, fa a pugni con le necessità stringenti del governo. Avrei detto la stessa cosa, la lentezza e la tecnocrazia che spesso blocca la politica, e bisogna saper scindere, questo credo che chi fa politica adesso debba essere capace di volare alto politicamente, in modo che i tecnici, insomma, anche loro si elevino un pochino, perché spesso rimaniamo bloccati da chi le cose tende a non farle. Quindi diciamo sono le macchine che sono un po' lente, no, cioè diciamo il pilota è pronto a correre, ma questa macchina c'è un problema di macchina, al io fermo. Condivido l'analisi di Caterina, però c'è anche un problema proprio di lentezza dei processi decisionali, perché io sono a favore della partecipazione sempre, sono stata anche assessore con delega alla partecipazione in un comune importante che è il comune di Campi Bisenzio, però la partecipazione deve stare entro un tempo dato, perché altrimenti diventa altro, diventa non un modo per condividere le soluzioni, perdita e i percorsi tempo. Ma diventa perdita di tempo, a un certo punto è necessario stringere e mettere in atto le decisioni. Bene. Prese. Ci sono degli atti che si potrebbero prendere per accelerare, per far scorrere? Questo mi viene un po' in mente quando ero ragazzino, c'era il motorino col fermo, no? C'erano i fermi, il motorino più di tanto non poteva andare, allora si faceva togliere il fermo, certo. E si faceva togliere e si poteva e si andava un pochino più forte, sì. Poi sta parlando il ciao, quindi ecco, questo fermo si può togliere in qualche modo, cioè dipende dal governo, dipende dalla cultura in generale di chi lavora nelle amministrazioni. Io credo che dipenda più dalla cultura di chi fa politica adesso, perché spesso ci stiamo a sentire troppo, spesso ci perdiamo un po' in qualche discorso fine a se stesso, e quindi la lentezza dipende molto, secondo me, da chi deve prendere le decisioni, da chi fa politica, e non credo che serva un'ulteriore legge per velocizzare le cose, serve che chi lo vuol fare lo faccia.
sono pienamente d'accordo. Aggiungo che il governo mi sembra abbia fatto qualcosa di molto importante in questa direzione, che è la riforma del Senato. Eliminando il bicameralismo perfetto si accorciano molto i tempi delle decisioni, perché non c'è più il rimpallo fra Camera e Camera, ma c'è una Camera che decide. Dall'altra parte la Camera del Senato aiuterà le regioni in questo processo. Ci andate voi consiglieri regionali, ho visto. Ci andiamo anche noi consiglieri regionali. Con questa legge un po' strana in cui si indica, cioè uno, nella lista sarà un consigliere, uno può fare il consigliere e il senatore, ma viene indicato subito. Esatto. No? Benissimo, staremo a vedere. Allora, quanti voti ha preso lei, Viti, alle elezioni? 1665. Che c'è, a Firenze è un record, mi sembra. Meno 12 dal Gianni. Meno 12 dal Gianni, però, insomma, se si fa la differenza voti aperitivi, vince la Viti sì, sicuramente. Sì, la proporzione, sì. Insomma. E mentre lei? 7300. Ecco, cosa fate voi per queste 7300 e 1600 e passa persone? Cioè, una volta eletti, come mantenete un rapporto con persone a cui voi avete chiesto la fiducia, no? Perché si parla tanto, no, di persone che vengono elette, come dire, che vengono paracadutate, oppure dei miracolati, ecco, siamo anche così. Voi invece i vostri voti ve li siete presi sul campo. Ora che sedete in consiglio comunale e in consiglio regionale, qual è il metodo che avete scelto per poter rimanere in contatto con i vostri elettori, se l'avete scelto? Beh, per quanto mi riguarda, ovviamente trattandosi di 6 amministrazioni comunali, un rapporto molto stretto con i sindaci e con i referenti politici del territorio. Inoltre io faccio parte di un'associazione che è quella che ha espresso il mio nome come candidata al Consiglio regionale, che si chiama 6+, che raccoglie amministratori e esponenti politici del PD, ovviamente, dei 6 territori, e che è uno strumento attraverso il quale, con iniziativa di tipo politico, cerco di tenere viva l'attenzione sui temi del territorio. Ecco, il territorio cosa le dice? Cioè, continua a incalzarla o... Il territorio mi incalza, chiede una presenza costante, io cerco di garantirla compatibilmente con un incarico che è quello di vicepresidente del gruppo, che comunque assorbe molte risorse, e compatibilmente col fatto che sto continuando a lavorare, e questo poi è c'è anche una famiglia, particolarmente complesso. Una famiglia, quindi bisogna tenere insieme tutto. Però la presenza sul territorio è fondamentale, anche perché il tema che dicevo prima di una Toscana a 2 velocità, come diciamo spesso, quindi con una Toscana centrale forte che tira e una Toscana costiera che invece viaggia molto più lenta, vive un periodo di difficoltà, ma potremmo dire anche a 3, perché poi c'è la montagna che è completamente ferma, si rischia di perdere un po' di attenzione verso quel territorio da cui noi veniamo e che invece è davvero il motore di questa regione e che qualche segnale di cedimento lo dà. Leggevo stamani una notizia molto preoccupante che riguarda Cavalli, sì, che è un'azienda licenza fondamentale, certo, e che mette in mobilità, senza passare nemmeno dalla cassa integrazione, 70 persone. Quindi l'attenzione va tenuta molto alta. Viti, lei che fa con i suoi 1665? Ci vuole più o meno quello che cerchiamo di fare tutti, nel senso essere disponibile, essere attenta a quello che succede nei territori, mantenere un contatto il più possibile stretto con i rappresentanti nei consigli di quartiere, i presidenti di quartiere, in modo da poter tenere alta l'attenzione sui vari temi che sicuramente non sono così tanto complessi come quelli regionali, così tanti, che però insomma riguardano una città molto grande e difficile anche in alcuni territori, e poi la disponibilità, credo che questa sia fondamentale, e quindi vengo sicuramente chiamata, a volte mi lamento perché non vengo chiamata troppo, quindi vado dai miei elettori e dico: ma voi non ci avete tutto niente da dire? Perché generalmente esatto, no news, good news. Allora, esatto, sicuramente sia Viti che Ammoni chiederanno dell'aeroporto, in un senso o nell'altro, insomma, ci sarà chi dirà: fate sta pista alla svelta, non siamo voi, chi dirà: per carità, non fate la pista. Come va? Perché insomma in questi giorni, tra l'altro, no, c'è Toscana Aeroporti in Piazza della Repubblica che con un plastico cerca di mostrare la bontà di questa ipotesi. Moni, parto da lei perché lei e dei comuni sono abbastanza interessati. Sì, c'è una situazione complessa, sì, sì, non mi voglio nascondere dietro un dito. Io ho tenuto una posizione molto netta e molto chiara anche in campagna elettorale, rischiando qualcosa in termini di consenso, devo dire. Però adesso lei è più tranquilla rispetto ad altri. Continuare a sostenere serenamente le posizioni che ritengo le più giuste, perché poi il rapporto appunto con i propri elettori passa anche attraverso la correttezza e la chiarezza delle posizioni. Non nego che la situazione è difficile, anche perché il primo master plan di aeroporto non ha passato la procedura di VIA ed ha avuto una serie di osservazioni molto pesanti. È stato sostanzialmente ridisegnato e adesso siamo in attesa di capire che osservazioni verranno inviate. Ne ho vista qualcuna che mi
mi suscita perplessità, come quella del consorzio di bonifica, quindi il percorso è ancora lungo e probabilmente ci sono ancora ostacoli. L'obiettivo è però raggiungibile. Sono convinta che le cose vadano fatte bene, quindi non bisogna accelerare i tempi per arrivare troppo velocemente, dobbiamo fare le cose bene perché quel territorio si merita un'infrastruttura all'altezza delle aspettative. Quindi anche a lei chiedono dell'aeroporto, mi immagino a lei diranno fatelo. Esatto, a noi dicono fatelo velocemente il più possibile, ma credo, insomma, abbiamo avuto anche una discussione lunedì su una mozione presentata dai consiglieri Grassi, da Selle, insomma. Sull'aeroporto bisogna fare le cose per bene, prima di tutto, quindi queste nuove procedimenti che ci sono, abbiamo la sveglia intanto. Abbiamo la sveglia, siamo arrivati alla fine. Siamo arrivati alla fine, però insomma ci chiamano a far bene, a fare nel minor tempo possibile per far bene. Bene, abbiamo un paio di minuti, la sveglia ce l'ha detto. Allora, io volevo chiedervi intanto di Matteo Renzi, perché insomma mi sembra che questo personaggio politico abbia indirizzato un po' anche la vostra azione, non che ne siate la diretta emanazione, però insomma evidentemente vi rifate all'azione politica di questo leader. Vi chiedo se 3 o 4 o 5 anni fa avreste mai immaginato di vederlo in Perù da Presidente del Consiglio. No, credo che lui invece ci si immaginasse perfettamente, forse non in Perù, ma sicuramente come Presidente del Consiglio. No, vabbè, a parte le battute, è una grande soddisfazione, è una grande emozione anche, io lo vedo anche quando viene qui a fare i vertici bilaterali, ho la fortuna di essere una delle poche persone presenti. E è davvero... C'è chi dice, si dice che venga convocata direttamente dal Presidente del Consiglio, Caterina Bini, eh? Solitamente sì, con messaggino, poi, io non lo so se è vero, ma però non da lui direttamente, no. Ah, vabbè, non da lui da Roma. E poi anche dal sindaco, ovviamente, perché di solito poco dopo anche il sindaco, perché ci teniamo insomma a essere squadra anche in questi momenti. E è davvero emozionante vederlo a certi livelli. La cosa più bella per me è vedere che è esattamente uguale, quindi che si rapporti con la Merkel, Netanyahu, con l'Emiro, o che si rapporti con me o con chi trova in Palazzo questo Vecchio. Ci fa stare un po' preoccupati. Beh, no, questo credo che sia la Merkel come una parte della sua forza, certo, sicuramente. Certo, sì, si scherza chiaramente. No, è una grande soddisfazione, no, chiaramente su Matteo ci abbiamo investito da subito, ci abbiamo creduto, però pensare a un percorso di questo tipo era francamente inimmaginabile. È una grande soddisfazione vedere lui e tutta la squadra, perché insomma i nostri ragazzi, mi piace chiamarli così, che oggi sono al governo del paese, sono tanti, e è bello sapere, come diceva Caterina, che è rimasto un gioco di squadra e un legame molto forte. Anch'io apprezzo il fatto, e gliel'ho anche scritto, che sia rimasto sempre Matteo, e questo naturalmente alimenta leggende metropolitane a Palazzo Chigi fantastiche, come lui che spulcia il bilancio fino all'ultima virgola interrogando tutti i funzionari in maniera per loro assolutamente inedita, e è sempre Matteo, e questo ci fa davvero molto piacere. Allora, grazie anche alla sveglia, chiudiamo in tempo anche la quarta puntata della Tara. Grazie a Monia Monni, vice capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale, e a Caterina Biti, presidente del Consiglio comunale a Firenze. La Tara torna su Telenide alla stessa ora sabato prossimo, e poi con le repliche. Un saluto da Giacomo Guerrini. Allora, Monia Monni e Caterina Biti ci hanno detto che le donne sono più pragmatiche nel far politica e perdono meno tempo rispetto agli uomini. Ci crede lei o bisogna fargli un po' di tara? Non è vero niente, gli si fa un po' di tara. Perché ci sono anche degli uomini in gamba, come ci sono delle donne in gamba? Tendenzialmente dipende dalla donna. È una bella domanda, è vero però. Sì, noi donne siamo un pochino più... Siamo avanti, giustamente, siamo un po' più attive, un po' più reattive. Basta guardare la Merkel, la Thatcher, insomma sono in gamba, forse hanno una marcia in più, forse. Le donne vanno un po' più al sodo magari, gli uomini si accontentano un po' di più. Se fosse qualche politico maschio un po' così sarebbe meglio, o più politiche donne magari. Sì, sono anche più belle da vedersi.